ad esplorare. Ok, qui sono arrivati, quindi mettiamo disattiva totem. Si parte a costruire. Forza, si costruisce. Qui andiamo a mettere un bel tocco di perché? Ehi! Fanculo! Ogni volta dimentico come si fa. Vabbè, comunque. La zona che ci interessava si è riuscita a farla. Ed ecco qui i nostri già all'opera, due purtroppo sono stati fatti fuori. Qui impiega 2 ore addirittura. E vabbè. Quindi quelli lasciamo costruire. Qua quasi quasi potremmo fare una nuova salitina, farli arrivare qui. Vediamo come potremmo strutturarla. No, ne vale la pena, poi lo faccio costruire da questi. Andiamo a raccogliere il cast rimanente. Quindi era arrivata anche la notte. Cosa che prima non ricordo ci fosse. Quindi sarà stato un aggiornamento. È giusto che sia anche così, che ci sia la notte. Siamo a quota 88.000. Quindi vediamo se possiamo ora gestire nuove zone dove andare prossimamente a costruire. Quindi questa zona col tempio l'abbiamo gestita. Ora ci sarebbe da gestire questa nuova zona. Da dove li facciamo arrivare? Credo che l'unico punto migliore sia qui. Farli andare da qui. Perché da qua, ma anche da qui si potrebbe. Pian piano poi li facciamo avanzare. Sì, 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 sì. È il punto migliore da qui. Per dover scavare il meno possibile. Vabbè, ma anche da qui era relativo. Sì, dai, facciamo da qui. Qua gli prepariamo subito la strada. Qui facciamo costruire ancora qualcosina. Visto che c'è spazio. Che abbiamo detto che li facciamo andare da? Da lì, ok. Quindi qua iniziamo a scavare. Chi è morto? Qua creiamo la nuova strada. Ok. E qui ora dobbiamo andare dobbiamo costruire una buona base pianeggiante dove far costruire
Ma questo credo sia il caso di procedere successivamente, perché qui c'è da lavorare un bel po' con tutte queste montagne. Vediamo prima come sarà gestito quel primo tempio che stanno già costruendo. Qua giusto una prima. Una prima gettata di fondamenta. Qui c'è da lavorare parecchio. C'è da far rientrare tutte queste montagne per creare la zona pianeggiante. Dobbiamo capire a che livello farla. Ok, vediamo qui come procedono. Qui cos'è successo? Sono morti tutti. Possibile? Vediamo cosa ci dice. Qui 2 ore e mezza. Così così ne mando ancora. Allora, qui quindi attiviamo nuovamente il nostro totem e facciamo andare altra gente. Su, su. Su, trasferitevi. Su. Tutti nella nuova landa. Ancora qua c'è tanta gente. Qui dovrebbe essersi già ripristinato un bel po'. E ce lo prendiamo volentieri. Qui se clicchiamo sul nostro tempio si espande. E qui quasi quasi potremmo già piazzare noi una sorta di insediamento. Ce ne sarà sicuramente bisogno. Vediamo un po' il raggio di azione che avrebbe. Questo tornerà sicuramente utile. Qui possiamo anche disattivare il totem, così tutti si mettono al lavoro. Ma direi che non serve a niente avere tutte queste cavole di gradinate. Una volta che lasciamo quella zona lì come gradinate, qua tipo possiamo scavare tutto quanto. In modo da fare ulteriori spazi. Quelli perché se ne vanno? Se c'era da costruire.
Sì, quantomeno riusciamo anche a svoltare questa statua. Qui lasciamo una bella gradinata. Vediamo dove. Gradinata lasciamo questa. Ecco qui. Beh, diciamo che potremmo lasciare direttamente anche quella. No, ma lì non serve, lì conviene lasciare proprio quella perché c'è tutta la parte di gradinata, quindi potremmo magari andare ad allargare da qua. Sfruttare questo spazio, visto che è rimasta quella grande gradinata lì. Quindi aumentare questo spazio. Qui andare a creare lo strapiombo. Dovrebbe riuscire a... Eh sì, guadagniamo un bel po' di spazio. Ci serve lo stesso terreno. Lì ho trovato una nuova carta che mi era sfuggita e ora andiamo subito ad utilizzarla. Ecco qui. Scava, 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 scava. Eccola qui, una nuova carta. Grazie. I soliti scansafatiche. Quindi a quanto pare questi volevano salire per costruire in alto e non trovavano mai la strada. Ok, dai. Grazie ragazzi. Bene. Anche qui, quindi, è ripartito tutto. Qui diciamo che non mi serve neanche, visto che vanno comunque da lì. Tanto vale sfruttare questa zona. Per una piccola struttura. Oh, ma ce la fai o no? Niente. Sta litigando. Ecco qua. Ora ce la fai? Oh, bravo. Bene. È il caso di chiudere qui la nostra puntata. E ci vediamo alla prossima. Ok? Saluto a tutti voi da Mr. Pupu.
Ciao a tutti e salut!